Niente giunte e riduzione del numero dei consiglieri dei quattro municipi. In sintesi, sono queste le modifiche alla bozza di statuto della nascente Nuova Pescara che la Commissione del Comune del Capoluogo Adriatico ha stabilito nel corso della riunione che si è svolta ieri pomeriggio e che ora dovrà passare al vaglio dell'Assemblea Costituente il prossimo 4 settembre. Una decisione che però certamente non farà piacere a Spoltore e Montesilvano, che invece proprio nelle giunte vedevano una garanzia di identità a tutela dei comuni. Carlo Costantini, consigliere comunale di Faremo Grande Pescara Azione, spiega che c'è stata una valutazione unanime sulla necessità di contenere in maniera significativa il numero dei consiglieri dei quattro municipi che saranno istituiti. Abbiamo anche concordato sulla necessità di eliminare gli assessori dei municipi, le giunte dei municipi, e abbiamo anche concordato sulla necessità di eliminare i vicepresidenti dei municipi intesi come organi a sé stanti. Ci sarà il presidente del municipio e il consiglio del municipio, che avranno sicuramente dei ruoli e delle funzioni fondamentali, ma devo dire anche che la bozza che ci accingiamo ad approvare non sarà necessariamente il testo definitivo e immutevole. Il nuovo Consiglio Comunale di Pescara avrà tutta la possibilità di intervenire lì dove dovesse rivelarsi necessario intervenire. Peraltro anche molte funzioni, e mi riferisco soprattutto alle funzioni dei municipi, saranno rinviate dallo statuto a livello regolamentare. Quindi il primo Consiglio Comunale di Nuova Pescara dovrà definire il sistema di regole che stabilirà il perimetro all'interno del quale i municipi si muoveranno. Certo, abbiamo dei problemi, abbiamo delle difficoltà, siamo continuamente alla ricerca di punti di sintesi, ma un processo così complesso inevitabilmente richiede il superamento di difficoltà e di momenti anche di scontro. I comuni di Montesilvano e di Spoltore probabilmente non saranno proprio felici di questa decisione. Nuova Pescara nasce per un'esigenza di semplificazione delle attività di programmazione e di gestione di un territorio che di fatto già costituisce un'unica città, ma che a livello istituzionale non lo è. Noi non possiamo puntare al progetto di Nuova Pescara e poi al tempo stesso ricostruire le condizioni, perché queste condizioni di separatezza permangano. Non c'è nessun tentativo di annessione. Questo non è un processo di fusione per incorporazione, in cui esiste un comune incorporante e dei comuni incorporati, un comune incorporante che sopravvive e dei comuni incorporati che si sciolgono. Questa è una fusione che nasce dall'estinzione di tutti e tre i comuni. Il quesito referendario è chiaro: scompaiono le città di Pescara, la città di Montesilvano, la città di Spoltore, e a fronte di questa scomparsa nasce una nuova città. Io credo che la sfida sia questa, sia quella di accettare la necessità di confrontarci con un soggetto istituzionale nuovo che risponde ai bisogni di modernità, di efficienza, di economicità che ormai i cittadini ci chiedono da più parti.